altrimenti tornatevene a casa. È giusto che facciamo così, ma se stiamo qui, facciamolo sul serio questa adorazione. Chiediamo che ci cambi davvero, non che ci faccia stare meglio. Non ci deve fare stare meglio l'adorazione. Deve fare stare meglio il mondo a cui il Signore ci manda. Allora noi rallegriamo davvero il cuore del Padre, che ci chiede di essere misericordiosi come lo è Lui. Lo auguro a me, che adesso mi metto qui davanti al Signore, anche a nome vostro, perché ho il microfono, devo pregare anche a nome vostro. Ma vi ho detto, preghiamo in questa grande comunione con il cielo, con la terra, con tutti gli ammalati che non sono potuti venire, con tutti i fratelli e le sorelle che abbiamo lasciato nelle nostre case. Ci attendono, eh? E torneremo a casa con questa gioia, torneremo a casa con questo impegno. Grazie per questa giornata così intensa, così piena di Spirito Santo, così piena di profezia. Vedo un rinnovamento giovane, segno che c'è lo Spirito che ringiovanisce. Vedo un rinnovamento unito, segno che c'è lo Spirito che lo unisce. E adesso questo culmine dell'adorazione deve essere davvero il momento più bello, nel quale possiamo dire a Gesù tutte le cose più belle che abbiamo nel cuore e promettergli questo impegno. Allora vi invito a mettervi in piedi. Gesù sta per entrare. Vorrei invitare ciascuno di voi a salutare Gesù e a completare questa mia preghiera. Ognuno sa come la deve completare nel cuore. Ognuno sa come salutare Gesù adesso. Ognuno sa cosa dirgli. Per favore, rivolgiti a Gesù. Niente più della tua voce adesso. Egli gradisce. La voce del tuo cuore, nel silenzio, nell'adorazione.
fa sentire che ci sei anche tu. Sveglia il tuo cuore, sveglia la voce della tua anima, ridesta la tua preghiera davanti a Lui. Comincia a dire Gesù dentro di te e lascia che lo Spirito continui. Tu di Gesù, il resto arriva. Tu di Gesù e la preghiera adesso fluisce dentro di te. Anche tu che non hai mai pregato, anche tu che hai vergogna, anche tu che ti senti sovrastato dal peccato, questa adorazione è per te. Anche tu di Gesù. I giovani sono invitati a questa adorazione. Gli anziani sono invitati a questa adorazione. I peccatori sono invitati a questa adorazione. I genitori sono invitati a questa adorazione. I figli sono invitati a questa adorazione. Gli anziani e i responsabili del rinnovamento sono invitati a questa adorazione. I nuovi, quelli che sono qui per la prima volta, sono invitati a questa adorazione. Quanto sei grande, Signore mio Dio. Quanta luce. Quanta maestà. Quanto splendore. Quanta bellezza. Quanta purezza. Quanta pienezza. Tutte le tue infermità. Il Signore Gesù salva dalla fossa la tua vita. Il Signore Gesù ti circonda di bontà e di misericordia. Il Signore Gesù sazia di beni la tua vecchiaia. Il Signore Gesù ti rinnova come aquila nella tua giovinezza. Il Signore Gesù compie cose giuste. Il Signore Gesù difende i diritti di tutti coloro che sono oppressi, delle vedove, degli orfani, delle persone sole, dei divorziati, dei dimenticati. Il Signore Gesù è misericordioso ed è pietoso, è grande nell'amore.
Il Signore Gesù non vuole litigare. Il Signore Gesù non rimane arrabbiato. Il Signore Gesù non ti tratta secondo i tuoi peccati e non ti ripaga secondo le tue colpe. La sua misericordia è potente su quelli che lo amano. Il Signore Gesù allontana da te le tue colpe. Il Signore Gesù è tenero verso quelli che lo temono. L'amore di Gesù è da sempre. L'amore di Gesù è per sempre. Ciascuno di noi è scritto dentro questa parola di Dio. Ed è per questo che adesso possiamo cantare la misericordia. Tutto questo è la misericordia. Tutto questo è l'esperienza della misericordia. Di amen nel tuo cuore, di lo voglio nel tuo cuore, di avvenga nel mio cuore. Tu che ti senti vecchio, tu che ti senti giovane, tu che hai bisogno di essere saziato, tu che vedi la tua vita in pericolo, tu che sei arrabbiato, tu che sei immerso nel peccato, tu, proprio tu, adesso puoi avere accesso alla misericordia. E io ti invito a cantare che Lui è la misericordia. Non cercarne altre. Lui è un cuore che non tradisce. Lui è uno sguardo che ti capisce. Lui è una grazia che ti guarisce. Credi che non c'è cuore più fedele del cuore di Gesù. Credi che non c'è sguardo più intenso di quello di Gesù. Credi che non c'è grazia più potente di quella di Gesù. Credilo, credilo, credilo. E più credi, più ricevi. Allora canta, canta la misericordia. Immergi la tua vita nella misericordia. Canta con fede. Misericordia Gesù, misericordia Gesù. Misericordia sei Gesù, cuore che mai tradisce, sguardo che mi capisce, grazia che mi guarisce. Misericordia, misericordia sei, cuore che non tradisce, cuore che mai tradisce, sguardo che mi capisce, sguardo che mi capisce, grazia che mi guarisce, grazia che mi guarisce. Misericordia, misericordia, Gesù, misericordia, sei tu, tu sei bellezza, tu sei bellezza, tu sei purezza, tu sei purezza, tu sei pienezza, tu sei pienezza. Sei tu. Misericordia, sei tu.
Gesù. Ripetilo con me, ripetilo con fede, ripetilo con fiducia, con abbandono, ripetilo credendo in ciò che dici, in ciò che canti, e hai accesso. Misericordia, misericordia sei, cuore che non tradisce, cuore che non tradisce, sguardo, sguardo che mi capisce, grazia che mi guarisce, grazia che mi guarisce. Tu mi accoglierai, che tu mi accoglierai. Spalanca le tue braccia, canta misericordia, misericordia. Spalancala quanto il cielo è alto sulla terra, così è potente la sua misericordia. Misericordia sei tu, misericordia un nome Gesù, e tu sei bellezza. Troppe persone dinanzi a noi, dinanzi a Lui, vantano le loro bruttezze, si scoraggiano davanti alle loro bruttezze. Canta che Lui è la bellezza. Troppi, troppi si lasciano abbattere dal diavolo per le loro impurità, per i loro peccati, per i loro tradimenti. Canta che Lui è la purezza. Quante malattie, quante difficoltà adesso si sciolgono davanti a Lui se tu dici che Lui è la pienezza dell'amore. Canta, spalanca le tue braccia, guarda Gesù, è qui dinanzi a te, non desidera altro che la tua professione di fede. Devi cantarlo a piena voce, a pieni polmoni, con tutto il tuo cuore, mettendo il tuo cuore nelle mani, mostrandolo a Lui. Misericordia, Gesù, misericordia sei tu. Tu sei bellezza, tu sei purezza, tu sei pienezza d'amore. Rinnovamento di Basilicata è il momento nel quale il Signore vuole farti grazia. Avvicinati con questo canto, avvicinati con questa fede. E canta, canta la misericordia. Misericordia, Gesù, misericordia, sei tu. Tu sei bellezza, tu sei purezza. Gesù, vengo a te con il cuore piagato, con il cuore provato, con il cuore diviso,
con il cuore ammalato, con il cuore impaurito. Ci sono tante persone in mezzo a noi che sentono paura nel cuore, paura di vivere e altre paura di morire. E Gesù sta dicendoti: io sono la vita e sono venuto perché tu l'abbia in abbondanza. Ricevi vita da Gesù nel tuo cuore che è morto, che è spento. Signore Gesù, guarda questi cuori che sono stati traditi. Ci sono tante persone che cantando "e tu sei un cuore che non tradisce" hanno sentito dolore per i loro peccati, dolore per il tradimento, dolore per il rinnegamento. Signore Gesù, converti questi cuori a te. Hanno solo bisogno della tua bellezza e della tua purezza. Tanti cuori hanno rinnegato e sono stati rinnegati. Tanti cuori sono stati ripudiati e hanno ripudiato. Gesù, guarda quanti cuori di pietra dinanzi a te, cuori induriti dal peccato, cuori induriti dal rancore, cuori induriti dalla solitudine. Ci sono persone che non hanno accettato la morte dei loro familiari e sentono il cuore duro. Il Signore Gesù lo sta sciogliendo e queste lacrime sono il segno di un cuore che torna ad amare, un cuore tenero. Gesù è tenerezza. Ci sono persone che la mattina dicono "come vorrei che fosse la sera" e persone che la sera dicono "come vorrei che fosse il mattino" per l'inquietudine che c'è nel loro cuore. Signore Gesù, visita questi cuori inquieti, questi cuori che non trovano pace, questi cuori che non si rassegnano. Signore Gesù, grazie perché stai togliendo il rancore e stai mettendo pace. Grazie perché stai togliendo l'ingiustizia e stai mettendo pace. Grazie, Signore Gesù, per i cuori di queste donne che soffrono e piangono nel segreto, che soffrono e attendono giustizia e attendono amore e che stanno dinanzi a te. Signore Gesù, grazie perché mentre loro stanno in ginocchio, tu sei in ginocchio a fianco a loro, come quel giorno a fianco alla donna adulta. Signore Gesù, grazie perché le rialzi e metti una nuova capacità d'amore nel loro cuore. Tante persone stanno chiedendo amore per amare la croce che hanno in casa, per amare il fallimento che hanno in casa, per amare i figli che li perseguitano. Signore Gesù, l'odio è entrato nelle nostre case. L'odio è entrato nelle nostre case. Tu hai distrutto il padre dell'odio, Satana, e lo hai precipitato negli inferi perché non avesse più alcun potere su di noi. Ma egli ci disturba, ci fiacca, ci porta a bestemmiare il tuo nome, non ad adorarlo. Mette nei nostri cuori sentimenti di odio, di rinnegamento, di divorzio, di vendetta.
Signore Gesù, per amore del tuo nome, questo mio cuore misero si è immerso nella tua misericordia. Questo mio cuore povero si è immerso nella ricchezza della tua misericordia. Questo mio cuore fallito si è immerso nella vittoria della tua misericordia. Ci sono alcune donne che stanno avvicinando Gesù, come quella di Monruis. La loro preghiera sta toccando Gesù. E Gesù dice: chi mi ha toccato? E da Gesù esce una forza che risana. Grazie Signore Gesù per la preghiera di queste persone che stanno toccando la tua preghiera al Padre. Se due o tre si accorderanno e chiederanno qualcosa nel mio nome al Padre mio, io la concederò, perché io sono in mezzo a loro. Ti benedico, Signore Gesù, perché stai facendo grazie, anche inaspettate, anche non chieste. Grazie perché la tua misericordia per alcuni giovani diventa coraggio. Ci sono alcuni giovani che stanno ricevendo coraggio. Ci sono alcuni giovani che decidono. Grazie perché scegli un sacerdote questa sera in mezzo a noi. Hai il coraggio di dire: sì Gesù, ti seguo. Signore, grazie perché stai mettendo in altri giovani il coraggio di tornare a casa e dire a papà o a mamma: ti amo e ti ringrazio per il dono della vita, anche se non mi sono mai sentito amato. Decido io di amarti. Decido io di darti la vita, papà, mamma, come tu un giorno l'hai dato a me. Tu hai finalmente il coraggio non di scappare, ma di tornare, non di maledire, ma di dare la vita. Lo Spirito Santo sta entrando in te e come tu un giorno fosti generato, tu tornerai a casa e genererai tuo padre e tua madre alla vita e alla fede, tuo padre e tua madre che non sono qui. Il Signore ti dice: coraggio,
e tu ricevi coraggio. Gesù parla e a ogni sua parola tutto è creato. E dice coraggio anche ad alcune coppie presenti. Il coraggio di dire per primo ti perdono, per prima ti perdono. Guardate Gesù, tutto è scontato, tutto è pagato, tutto è perdonato, tutto è cancellato. Gesù ti sta facendo entrare nella grazia sua. Ecco perché hai il coraggio. Grazie Signore perché stai entrando in molte situazioni che sembravano ormai chiuse, refrattarie alla tua potenza, alla tua decisione, al miracolo. Signore Gesù, grazie perché stai visitando anche alcuni responsabili che stavano qui in ginocchio prima che tu arrivassi. In modo particolare stai ascoltando coloro che vacillavano nel loro cuore. Sei Signore Gesù perché li stai ora eleggendo, ora sono eletti, ora inizia il loro servizio, ora, ora il loro cuore è uno col tuo, ora ricevono la tua parola. Vi ho dato l'esempio perché come ho fatto io facciate anche voi. Tu chiedevi questo a Gesù, adesso ricevi questa unzione e quando ti rialzerai e quando uscirai da qui tu sarai un uomo nuovo, con una forza nuova, con una visione nuova. Signore Gesù, ti ringrazio perché stai mettendo anche nel cuore di tante persone il proposito di andare a perdonare la vita fraterna, la vita comunitaria. Genera ferite in mezzo a noi, non solo lodi, ma anche ferite. Tu hai aspettato di ricevere l'abbraccio di misericordia da un fratello, da una sorella che ti è diventato estraneo. Eravate tanto vicini, eravate tanto uniti, eravate un segno, avete perduto la gioia l'uno dell'altro, ma il Signore la sta rigenerando. Non devi aspettare, devi andare. Anche qui visibilmente davanti a Lui, a Gesù vivente, c'è qualcuno che deve portare questo abbraccio di misericordia che è risurrezione della vita fraterna. Gesù sta risuscitando Lazzaro, il tuo fratello, la tua sorella, è tornato in vita. È qui in mezzo a te, cercalo, abbraccialo. Dagli il bacio santo, il bacio dell'amore santo, il bacio della fraternità. Ci sono molti che devono dire a Gesù adesso: mi dispiace, genitori che devono dire mi dispiace, capi ufficio, direttori, professionisti che devono dire mi dispiace Gesù. Ho ritardato il tempo della misericordia, ho tradito il tempo della misericordia,
ho ignorato l'invito ad essere misericordioso. Non sto generando misericordia. Mi dispiace, Signore Gesù. Mi dispiace, Signore Gesù. Ma voglio rimediare. Ma voglio ripartire, voglio ricominciare. Voglio recuperare. Voglio che vedendo me, vedano la tua misericordia. Voglio diventare volto di misericordia, mani di misericordia, occhio di misericordia. Mi dispiace, Gesù, per le mie durezze, per la mia impazienza. Mi dispiace, Gesù, per le mie gelosie, per le mie invidie. Mi dispiace, Gesù. Mi dispiace, Gesù. Lasciati toccare il cuore dallo Spirito. Lasciati toccare la mente dallo Spirito. Il Signore vuole davvero renderti agente di misericordia. Ci sono tanti, tanti in mezzo a noi che sentono nel cuore questa parola: mi dispiace. Mi dispiace. Grazie, Signore Gesù, perché ci rimetti in piedi. Grazie perché apri questa porta di giubilo, di gloria, di canto, di lode, di testimonianza davanti a noi. Grazie perché uscendo da qui sappiamo dove andare. Sappiamo dove il tuo Spirito ci spingerà. Sappiamo cosa dire, sappiamo cosa dare. Le nostre menti non sono più confuse. Il nostro cuore non è più deluso. Io sto ricevendo misericordia, grazie Gesù. Dice Gesù, tu non sarai più spada sguainata, tu non sarai più città desolata. Tu non sarai più spaventato. Grazie Signore Gesù perché stai revocando la sentenza di morte che c'era su alcuni di noi. Ci sono alcune persone che hanno già ricevuto sentenze di morte. Tu sei la vita. Dobbiamo immergere in questo fuoco adesso. Tutto ciò che è malattia, tutto ciò che è male, tutto ciò che è morte, questa acqua di rigenerazione, questo lavacro dei nostri peccati, delle nostre colpe, delle nostre infedeltà, adesso è acqua infuocata dello Spirito, che brucia, che guarisce, che libera. Crediamolo, credilo, cantalo, forte, con tutto il cuore. Oh,
vittoria. Cresca questa fede carismatica, passa Signore Gesù e fermati, scendi, scendi ancora da questo altare. Grazie perché poni la tua mano sulle nostre teste malate. Grazie per questo fuoco che sta toccando le nostre teste. Grazie perché bruci i dolori dei nostri corpi. Grazie Signore Gesù. Continuiamo ad invocare nello Spirito. Tu poni la tua mano sul nostro sistema nervoso, Signore Gesù. Tu poni la tua mano sul nostro sistema sanguigno. Tu poni la tua mano sul nostro apparato digerente. Tu poni la tua mano sul nostro apparato respiratorio. Signore, ci hai mandato a guarire i ciechi, perché i ciechi ritrovino la vista. Alcuni in mezzo a noi non vedono, stanno perdendo la vista, Gesù. Metti la tua mano. Grazie, Gesù. Alcuni hanno la lingua impacciata, impedita, piena di vergogna. Scioglila, Gesù. Fora le nostre orecchie, Signore Gesù. Sono imbottite di menzogne, di errori, di false parole, di falsi maestri. Continuiamo ad intercedere perché possiamo essere liberati da ogni spirito di impurità che ci fa ammalare, da ogni dipendenza. Passione smodata, dallo spirito dell'anticristo, dallo spirito della menzogna, dallo spirito dell'errore, dallo spirito dell'impietà. Canta la tua liberazione, canta la tua liberazione. Cristo ci libera. Grazie perché fai cadere squame dai nostri occhi, catene dalle nostre mani e dai nostri piedi. Grazie perché la guarigione è frutto di questa liberazione in alcuni di noi.
Grazie, grazie Signore Gesù. Grazie per questi genitori che ti consegnano i loro figli malati, Gesù. Mettili sulle tue ginocchia adesso. Solo una tua carezza. Grazie Gesù. Solo il tuo sguardo, Gesù. Grazie Gesù. Ti supplichiamo, Signore Gesù, arresta queste malattie. Arresta queste malattie. Grazie Signore perché questo fuoco è nel nostro corpo. Grazie perché tu curi questa parte malata. Al tempo della misericordia io ti ho esaudito e ti ho ascoltato. Questo è il tempo della misericordia. Ti benediciamo, Signore Gesù, perché stai spingendo fuori questa preghiera, fuori da qui. Tanti stanno pregando per persone che non sono qui. Lo Spirito spinge la preghiera fuori da qui. Signore, questa preghiera ci preceda, perché noi seguiremo questa preghiera. E saremo negli ospedali dove ci invii, e saremo nelle carceri dove ci invii, e saremo nelle case dove ci invii, e saremo nelle chiese dove ci invii, e saremo nelle strade dove ci invii. Ma intanto la preghiera esca fuori di qui e ci preceda e ci apra una via. Grazie, grazie Signore, noi non ci stanchiamo di cantare, non ci stanchiamo di pregare. Non ci stanchiamo di intercedere. Ancora, misericordia, misericordia tu sei. Grazie per questi fiumi di acqua viva che sgorgano da questo trono, che sgorgano dal tuo cuore. Stanno già uscendo fuori di qui. Stanno già precedendo il nostro cammino. Fratelli e sorelle, fiumi, fiumi, fiumi di acqua viva scaturiscono dal costato di Gesù. Sangue, acqua e spirito, le testimonianze. Noi siamo testimonianza adesso di quello che abbiamo visto, di quello che abbiamo ricevuto, ma anche testimonianza di questa misericordia che potremo portare. Allora, ora, messaggeri di misericordia, sentinelle di misericordia, intercessori di misericordia, profeti di misericordia, missionari di misericordia, ci mettiamo in piedi, fermi, ritti, davanti a Lui, le nostre mani ben alzate al cielo, arresi a Te, Signore, vittoriosi in Te, Signore, pronti per Te, Signore, forti per Te, Signore, pronti a uscire fuori di qui, a seguire i fiumi di acqua viva, la corrente di grazia, il Tuo Spirito. Apri per noi, Signore, porte, Tu apri per noi case, Tu apri per noi luoghi, Tu stai spalancando davanti a noi l'avvenire di misericordia. Molti, molti, molti sentono come un fuoco, sentono come una molla. È lo Spirito, è lo Spirito. Grazie, grazie, Signore, perché mi stai muovendo. Grazie Signore perché mi stai spingendo. Grazie, grazie perché potrò essere usato per la tua gloria. Cantiamo, canterò se
misericordia, eterna è la tua misericordia. Canterò, proclamerò, esalterò la tua misericordia. Ancora, con forza, tutti, misericordia Gesù.
liberazione. Gloria a te, grazie Gesù. I giovani acclamano, gli anziani acclamano, i sacerdoti acclamano, acclamano, i bambini acclamano, i servitori acclamano. Grazie Gesù. Thank you.